Rozza, quest'oggi un sopralluogo per verificare i lavori fatti quest'estate. Qual è il bilancio? Beh, il nuovo materiale che abbiamo utilizzato a maggio ha dimostrato una piena tenuta in situazioni molto critiche perché l'abbiamo utilizzato tra i binari, tra gli scambi di binari del tram, che è il momento massimo di crisi per gli asfalti, si spaccano per la tensione che c'è, e a distanza di 8 mesi non ha subito alcuna modificazione. Comprese le buche colmate con quel materiale l'anno scorso a maggio, no, hanno subito alcuna modificazione e sono rimaste intatte. Il test che abbiamo fatto sul reparto 3 delle strade del Comune di Milano ha dimostrato anche che nel mese di gennaio dell'anno scorso sono state colmate 960 buche e quest'anno è solo 600, significa che le buche colmate l'anno scorso hanno tenuto. Da una settimana questo nuovo materiale che si usa nei paesi del nord Europa proprio per le basse temperature verrà utilizzato, è in uso in tutti i reparti strade. Diciamo, da una settimana a Milano le buche si colmano con materiali innovativi, moderni, si usa a freddo. Non ha bisogno di tempi per l'indurimento, indurisce subito, mentre il vecchio materiale aveva bisogno di una settimana. E giustamente i cittadini si lamentavano che colmavi la buca e dopo pochi giorni non c'era più niente, perché il materiale non aveva tenuta durante l'inverno. Noi possiamo dire che delle 323 strade asfaltate nel 2013, e le strade non se ne è ammalorata neanche una, tranne le 32 che abbiamo contestato. E dove, è da dire ai cittadini milanesi, le strade contestate, come per esempio Piazza Castello, sono strade che noi non abbiamo preso in carico, la manutenzione la stanno facendo le imprese a spese loro e verranno riasfaltate appena smette di piovere, sempre a spese delle ditte. Quindi i cittadini milanesi, dove le aziende lavorano male, non stanno buttando via un euro perché viene rifatto tutto a carico delle aziende. E possiamo anche dare i numeri dei controlli. Noi abbiamo fatto su 323 strade 1300 sopralluoghi, 600 carotaggi per vedere lo spessore dei tappetini. Abbiamo già contestato le 32 che dicevo, ma stiamo controllando adesso la tenuta delle strade, potrebbero esserne contestate delle altre. Ricordo ai cittadini che abbiamo 2 anni di tempo per contestare le strade, proprio perché noi facciamo l'osservazione a occhio al momento del lavoro, poi con i carotaggi facciamo i controlli in laboratorio e poi facciamo il controllo di tenuta e quindi a distanza di tempo. Nei luoghi storici il Comune di Milano conferma la presenza della pietra e anche nei luoghi storici non del centro. La pietra, noi, il comune non appartiene né al partito della pietra né al partito dell'asfalto. Noi consideriamo la viabilità come elemento di sicurezza per tutti i cittadini. Nelle grandi direttrici di traffico, dove il massello è pericoloso sia per i ciclisti, sia per le moto che per i pedoni, l'analisi che fa il comune è che dove devo garantire sicurezza e non c'è motivo storico per mantenere la pietra, si toglie. Invece si arricchisce il centro storico di pietra e si arricchiscono i borghi e le parti di periferia dove va valorizzata la storia di quel luogo. Ricapitolare, il piano di investimenti per il 2014 a quanto ammonta? Allora, su tutte le parti che riguardano le strade della città, quindi dalla strada alla vialetto, al giardinetto, all'aiuola e al marciapiede stiamo investendo 70 milioni di euro. È già partito il primo appalto bandito di 15 milioni di euro per le strade aggiuntive per Expo, partirà tra breve l'altro appalto di 30 milioni di euro e contemporaneamente ci sono 2 milioni di euro per la pietra, ci sono oltre 3 milioni e mezzo per piazze sagrati, e vado a memoria, più ci sono investimenti per quanto riguarda la sistemazione dei marciapiedi con alberature, come ci sono gli investimenti per quanto riguarda il verde che si trova in giro per la città, diverso dai parchi.